propensione a ricordare le cose, cioè a non dimenticare. Allora è vero, si dice che questo è l'epilogo di vicende che sono durate 70 anni, 60 anni, quello che volete, però nel dire questo bisogna poi aggiungere che le modifiche tentatero realizzate nel frattempo, che risultati hanno dato? Normalmente, quando le modifiche non hanno riguardato aspetti assolutamente specifici sui quali, tra l'altro, c'era un consenso di carattere universale, è accaduto, per dirla alla veneta, che ci sia è accaduto che sia stato peggio il tappone dello sgrego. La riforma del 2001 l'avevano pensata come peggio, peggio il tappo del... Esatto. E la riforma del 2001 l'avevano pensata come una riforma, si usa dire epocale, non è bella l'espressione, ma comunque, che passa, doveva passare alla storia. È passata alla storia, secondo la stragrande maggioranza degli esperti, come qualcosa di assolutamente negativo. Allora, quello che io cerco di fare oggi è chiedermi, analizzandolo i fatti nel modo più rigoroso possibile, che cosa potrà accadere nell'uno o nell'altro caso. In ogni caso consideriamo il sì. Il sì comporta un cambiamento non di poco conto. Questo si inserisce in un paese che è pieno di problemi. Un paese pieno di problemi, oltretutto con gli organi, diciamo così, i sistemi, ecco, normativi istituzionali più importanti che non funzionano. Le faccio un esempio. Il sistema, la pubblica amministrazione, nel suo complesso, è uno tra i più inefficienti, salvo cosa. Secondo, la giustizia, lei è presente, è in mano allo Stato, visto che si vuole riaccentrare le funzioni, diciamo che la giustizia è in mano allo Stato, come funziona? È una tragedia, siamo tra gli ultimi a livello mondiale nelle classifiche. Allora, se uno mi propone soluzioni che di per sé non distinguono, ad esempio, regione da regione, quella che funziona da quella che non funziona, e mi dicono che bisogna portare a Roma per governare meglio, posso manifestare qualche perplessità. Perché se fosse vero che a Roma si governa bene, innanzitutto non assisteremo a uno spettacolo miserabile ogni giorno di come vanno le cose, e non mi riferisco al comune soltanto di Roma. Avremmo però trovato la quadra, e cioè risolto i problemi. Invece, le grandi questioni riguardano i fondamenti dell'organizzazione sociale su cui si innestano le istituzioni, e i problemi non si risolvono, dal mio punto di vista, utilizzando schemi della cosiddetta ingegneria costituzionale. Perché l'ingegneria costituzionale può reggere se c'è un sostrato che la esprime, capisce? Un modo di pensare, un modo di ragionare, ci sono dei costumi, c'è il senso della legalità. E allora il rischio più grande è questo. Approvata la riforma, il cittadino italiano non registra assolutamente nulla, nella sua vita non cambia nulla, e questa sarebbe l'ennesima illusione che cambia, capisce? E questo bisognerebbe preoccuparsi. Dopodiché, nel segreto dell'urna, ciascuno farà quello che crede, si assume le sue responsabilità, ponderando le ragioni a favore, le ragioni. Però esistono, certo, ragioni a favore, ma esistono anche di ragioni. Vede, come si fa? Io lo faccio all'università, lo faccio quando mi capita, e dico loro: guardate che le istituzioni non sono una roba degli altri, è di tutti, le istituzioni sono di tutti, perché sono il complesso delle regole che consentono a ciascuno di vivere insieme agli altri. Però per poter convincere qualcuno è necessario, quando io trasmetto il mio pensiero, utilizziamo la metafora delle lunghezze di onda, se io trasmetto in FM e l'altro ricevitore in AM, non ci sentiamo. E i giovani, per quello che io vedo, non ignorano il problema, non sanno neanche che cosa si consiste, nessuno gliel'ha spiegato, se vede. Naturalmente poi c'è il messaggio continuo negativo che i mass media danno, perché è spettacolarizzato il malcostume, ciò che non funziona, la corruzione, il sopruso,
va bene, omicidi a tutto spiano, messaggio che aggiunge un messaggio malato, e quindi evidentemente gioca, produce un effetto che è quello della repulsa. Però io posso anche dire, la repulsa è giustificata, solo che non abbiamo risolto nulla. Perché? Perché chi è vecchio diventa sempre più vecchio, lascerà il terreno ad altri se non ci sono le persone pronte per arare il terreno, seminare, via discorrendo. Lei capisce che l'esito è un esito sicuramente non fausto. Nuovo ci serve per risolvere i problemi. Perché noi non possiamo continuare a legare il risultato del governo a due camere diverse. Non a caso nessun'altra democrazia fa una scelta del genere, perché solo se il governo dipende da una camera è possibile avere un passaggio più razionale. Già all'inizio potremmo non far nascere un governo, come è capitato nel 2013, perché con maggioranze diverse, forze politiche frammentate che hanno difficoltà a fare accordi, già il governo non sceglierebbe male. Ma poi questo vuol dire che il governo in tutta la dittatura deve rincorrere le maggioranze di due camere diverse, che qui sono uguali. E quindi dobbiamo far dare la fiducia solo a una camera. Già che ci siamo, oltre a risolvere questo problema che rischia di impantanarci, come abbiamo visto nel 2013, questo, un Senato rinnovato, ci serve anche per risolvere il problema del rapporto centro-periferia. Perché fin tanto chi fa le leggi, fa le leggi in Parlamento, fa le leggi nei consigli regionali, queste due realtà vivono separate, noi fatalmente vediamo che queste persone, queste istituzioni si incontrano solo davanti al giudice, cioè davanti alla Corte Costituzionale, perché ognuno tende a far valere il proprio confine, a evitare che l'altro lo invada. Però il problema è che il confine non c'è, perché questo confine, se noi lo affidiamo solo agli elenchi di materie, è un confine che sfuma, perché molto spesso le soluzioni che dobbiamo adottare con le leggi vanno a cavallo di elenchi di materie diverse. Allora, se noi abbiamo in Senato dei rappresentanti dei legislatori regionali, confrontandosi per Camera e Senato, ci sarà meno conflitto davanti alla Corte Costituzionale, cioè rompiamo la separatezza tra i legislatori nazionali e i legislatori regionali. Queste le scelte che noi facciamo ricadono soprattutto su di loro, perché su di noi, secondo noi sono un di buone cose che potremmo fare, abbiamo fatto, per cui i costi della instabilità di governo ricadrebbero principalmente sui giovani. Poi la vera questione che noi abbiamo di fronte è soprattutto un salto di qualità dell'integrazione europea. In questo momento il nostro problema è come riusciamo a allineare i tre grandi paesi, che sono quelli che trainano, cioè l'Italia, la Francia e la Germania, sulla stessa idea di rafforzare l'Unione Europea, di avere accanto agli stati nazionali un livello di governo europeo più efficace di oggi. Però oggi purtroppo i governanti francesi e tedeschi temono di perdere le elezioni se si mettono a dire che vogliono l'integrazione europea. Quindi secondo me è sbagliato, però prendo atto che è così. Fino alle elezioni il presidente francese e la cancelliera tedesca non osano dire che ci vuole l'integrazione europea. E abbiamo invece il governo, ma anche una parte delle forze di opposizione in Italia che sostengono questa cosa. Ora noi rischiamo di trovarci a fine 2017 che abbiamo la Francia e la Germania stabili come governo e quindi possono anche prendere le decisioni impopolari della funzione dell'Unione Europea, ma se non passa il referendum ci affonda l'Italia, cioè l'Italia che torna con l'orologio al 2013, cioè torna a un blocco di sistema. Quindi finiamo per avere la Francia e la Germania, ma non abbiamo l'Italia. E quindi questo elemento di mancato coordinamento, che è poi il punto da dove originano le soluzioni, perché quasi nessuna delle cose che noi abbiamo, con cui abbiamo a che fare per crisi economica ha soluzioni nazionali. Quindi cioè, c'è in realtà nascosta dentro il referendum anche la questione dell'ordine Italia in Europa. Tra l'altro noi l'altro giorno siamo stati ricevuti dall'ambasciatore americano, dopo le polemiche che sono seguite alla dichiarazione che lui aveva fatto, l'ambasciatore americano ci ha detto più o meno questo. Cioè, forse non si è capito bene cosa vuol dire io. Mi ha mandato qui Obama. E abbiamo detto un ambasciatore fa bene il suo mestiere se aumenta l'interscambio anche di tipo economico tra l'Italia e gli Stati Uniti. Quindi io ho il mandato di aumentare l'interscambio. Bene, gli imprenditori americani vengono da me e dicono
Mandicale è cambiata rispetto al 2013, quando si sono trovati in quel caos in cui non riusciva a leggere il presidente del governo, perché se è cambiata io posso ragionevolmente investire sull'Italia. Ovviamente non mi chiedono solo dell'instabilità politica, mi chiedono anche com'è che in Italia la giustizia civile è così lenta e com'è che la pubblica amministrazione è così lenta. Però al numero uno, siccome tutti si ricordano di questo blocco del sistema, si ricordano di stabilità politica, allora io non risponderei al mio compito se non mi dicessi guardate che siete osservati speciali, che se non riuscite a stabilizzare il sistema e tornate indietro, anche la vostra credibilità rispetto ai nostri paesi crolla assolutamente. Io penso che questo sia un ragionamento di verità.